Cari amici, mi chiamo Anna e sono insegnante di lingua russa. Senza fare discorsi troppo lunghi, mettiamoci al lavoro. Adesso non voglio spiegarvi e presentarvi l'alfabeto in ordine normalmente presentato. Per comodità dell'apprendimento, dividiamolo in quattro parti, in base alla grafia, la scrittura e la pronuncia. Nel primo gruppo mettiamo le lettere uguali, cioè con la stessa grafia e la stessa pronuncia come in italiano. Queste lettere sono A, K, M, O, T, Ye. La Ye, diciamo, mettiamoci un asterisco. La Ye è un po' particolare perché all'inizio di una parola si legge come ye, con ye all'inizio, ye. Però quando sta dopo una consonante suona come una E normalissima italiana. Nelle parole le lettere normalmente si leggono così come nell'alfabeto. Possono sicuramente esistere alcune varianti. Per esempio, come la S italiana a volte diventa Z, rossa o rosa. Diciamo in russo è possibile una cosa simile. Facciamo alcuni esempi adesso. Vediamo qui. Kto significa chi. Kak significa come. Mama non ha bisogno di essere tradotta. Tak, così. Tema, tema. Fate attenzione come cambia la T seguita dalla Ye russa e dalla E italiana. Cacao, maket, kot, yem, che vuol dire mangio. Fate attenzione alla Ye che sta all'inizio, è la prima lettera di questa parola. E quindi deve essere letta come ye, non come e. Yem, mangio. Mietka, segno marcatura. Il lago di Como, per esempio, si scrive proprio con la K. La K, si scrive proprio con la K. Riepiloghiamo le nostre sei lettere. Ripetete dopo di me adesso. A, K, M, O, T, Ye. A, K, M, O, T, Ye. La prima parte finisce qui. Auguri. Un buon principio fa buon fine. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.